Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Di Napoli, siamo qui a giocare con i Mamelucchi, siamo sempre più grandi, stiamo annettendo i nostri vassalli, forse mi posso fare pure un concentrate tattico qui in Yemen. Ok, qui pare che posso fare sto concentrate qua e sto concentrate qua, vediamo come quanto ho litigato con Yemen, ci ho litigato una cifra, calcola. Vabbè, io faccio un placate, ok, così almeno andiamo più veloci con l'annessione, ragazzi. In tutto ciò, il Cairo a quanto è arrivato? A 41 di sviluppo, qualche annessione tattica. E comunque, ragazzi, ho i cloves, quindi sta provincia vale Gesù, calcola. Vale Gesù. Continuiamo ad esplorare il North Atlantic. Quindi andiamo a esplorare, penso, sti mari qua, ragazzi. Non è che ci sia molte altre cose da fare. Sto annettendo la Valacchia, sto annettendo lo Yemen. Sto combattendo i ribelli, sto convertendo le province, sto facendo le missioni, forse potrei pure annettere da Wasir se continuo a migliorare le relazioni. Mi sono alleato con Fars che si vassalizza tranquillamente aumentando un pochetto la trust. Quindi un sacco di roba ragazzi, ma forse già solo con l'amicizia, perché vedo che è sempre del più basso sto punteggio. Abbiamo un sacco di punti militari. Abbiamo un sacco di punti militari, eh? Ma stiamo troppo presto. Ma i cosi? No, ancora non si sono mai sbloccati. Perché ho Establish Organization. Non so che organization ci stanno, però. Quindi guarda che facciamo con i punti militari. No, Fayum, qua sicuramente ce la facciamo in Institution. Qua portiamo tutto a 5, qui se si può fare. Ok, abbiamo fatto un bel po' di roba, eh. 35% terra. Bene, abbiamo usato un bel po' di punti, così almeno sto libero per il futuro. Ragazzi, siamo un King de Cristo che sta girando una cifra. No, non do boost al canale de Suez. Tanto non mi serve così velocemente, non ci voglio mettere punti. Se mi chiedi punti militari, ti do. Però mi stai a chiedere sempre altri punti. E il mese prossimo si può fare finalmente il nostro primo gruppo dei de diplomatico. Mo' vorrei capire quali punti diplomatici pago il gruppo dei de diplomatico, però. Allora, quello che voglio fare è il gruppo del trade con quanti di 15 le goods produced. Qua trade global trade, no, anzi trade efficiency 10%, però soprattutto prendo un mercante. Oddio, un mercante. Non c'è uno che mi dà un po' più dei mercanti? No. Pure le economic c'è solo un mercante. L'expansion c'è anche un mercante. Le expansion non sarebbero male, visto che sto scoprendo le province qui e potrei cominciare a fare pure un po' di province. Ma guarda, mi sa che faccio le expansion ideas. Allora devo aspettare mese, cioè l'anno prossimo, proprio per abbassare al minimo i cazzi. Dove sono usciti sti ribelli? Non mi ricordo. Che in North Atlantic hai scoperto tutto? No, vivace, cost. Che è che non ti piace? Ah, ho scoperto la Groenlandia, ragazzi, ho scoperto l'America. No, mi sa che la Groenlandia non conta come America. Boh, vabbè, lo scopriremo insieme. Intanto qui posso fare qualche workshopino sexy? Sì, abbastanza. Bolu è stato convertito, va bene, continuiamo. Qui stiamo per finire di convertire tutte le province dei miei full state, che praticamente sono Kanik, Trebisonda, che cos'è? È Shida, ok. E poi qua c'è qualcosa di copto, però ho visto che c'è qualche altra cosa che... Ecco qua, perfetto. Ma Sivas l'ho aggiunto a un full state? No, ok, sono stato intelligente. E qui c'è esce una reconquista di queste tre province. Farz, Farz ragazzi, eccolo, è lui. Quindi, mo, prima di fare questo, andiamo qua e facciamo trade favor for trust, quanto te pare a te. Ecco qui, e mo se vassalizza. Famo qualche workshop, l'ho fatti tutti. Trebisonda, c'è il mercato a Trebisonda? Sì, in Crimea. È Crimea che mi pompa solo in parte da me. Va bene. Ci dovrò mettere un altro mercante. Knowledge sharing da Marian. Va bene. Farzoni. 4 ottobre, eccolo qui. Chi è che rosica? O Yemen. Un altro placate. Farz mi dà Erdivert. Molto bene.
oltre Fars, che mi dovrebbe da fior fiori delle conquest Casus Belli, volevo vedere se riuscivo a rimediare pure Corasan, che c'ha fior fior delle conquest Casus Belli. Ok, Corasan se va a salizza bestia. Allora ragazzi, Corasan lo devo fare, lo devo fare, eccone altro, eccone altro, questo è mio. Aumentiamo il numero delle navi perché stavo un po' oltre navi massime. Come vedete sto 81 navi su 66. Mo che finisce la Valacchia. Ma a che punto stiamo con sta tregua, ragazzi? Altri 9 anni. Mazza. E Ramazan come stiamo messi? Ramazan proprio sta avvelenato con tutte queste annessioni che ho fatto, eh? Ok, comunque è quasi finita la Valacchia. Mortal Trader. Allora, un siriano se possibile. Morale delle navi, per forza lui, eh. Greco. Vabbè, metti l'egiziano. Ok. Allora. Allora. Con un punto di diplo rep vado più veloce su queste qua. Infatti sto perdendo 2 al mese. Posso fare la tech amministrativa 228. 228. Allora, le idee di expansion mi daranno 2 colonie. Poi le idee di esplorazione in realtà non le... vabbè, aspetta. Poi appena muore quel colonist, cioè, anzi, quel ragazzo sto rovinato. Vabbè, ci pensiamo più avanti. Tanto i punti amministrativi non ce l'ho al momento. Quindi prendiamo le idee di espansione, che a mix come stiamo messi? Con le quantità? Global Setter, Land Force Limit Increase. Ok, non è proprio il top di quello che avrei potuto fare, però visto che devo fare qualcosa in Oceania e che ci stanno alcune missioni che mi portano verso Ternate, perché no? Quindi prendo subito un Colonist, sblocco 5 disciplina, metto quello che non litigo con i nativi, ragazzi, non me ne frega nulla. Allora, mo, l'isola più sexy qual è? Ah, qui c'è io. Quindi qui non ci poniamo il problema. Qua ci stanno 2 isoloni 11. Ok, c'ho 3,25, quindi in realtà ci arrivo. Ok, ma l'inutilissimo advisor del Colonial Range. No, perché sto inutilissimo advisor di solito esce sempre a stecca, eh. Ecco, è lui. Tiè, mi pio un bel 11 di sviluppo. Ne prendo il Bourbon, questo qua, dai, tiè. Ok, mo lo ritorgo subito. Qui, sarebbe andato verso il Marocco, la Tunisia. E King ancora non è cambiato, va bene. Amicizia con l'Etiopia, no. L'Etiopia penso che forse ce la beviamo. Aleppo un po' di sconti. Oppure un filosofo che costa la metà. Siriano, quindi mamma mia. No, non posso. Non posso perché devo tenermi quello. Questo chi è? Siriano. Pure questo è siriano. Pure questo è siriano. A questo punto faccio improve relation. Ok, ho annesso la Valacchia, ragazzi. Tiè, cancello questo, la nave c'è. Allora, questo forte fa cagare. Ma spruzzo fa cagare, eh. E farebbe cagare in qualunque posto. Allora, qui ci sarebbe Tolku, che è forte bello balurdo. Poi Severin, Viding e questi qua. E l'altro dove fa... Oddio, questo faccio così. Questo faccio così. Buzzau, però Buzzau fa schifo. Allora lascio quello del Tirgoviste. Questo se fa sti 3. Ne dovrei fare uno a Viding. Non c'ho i soldi. Viding e Tolku. E ho fatto l'Uol Maria. Non si passa più. Non si passa più, ragazzi. Non si entra più nei Balcani. Uda Vendicar se sono ribellati. Ma questo già sta pronto. Ed ecco, mi manca quella di, e poi posso fare l'interazione del legalismo. E a proposito, ritorniamo su Dawasir.
Ragazzi, comunque c'è un ciclo di vassalizzazione infinito, cacca. Se mi posso bere pure a jam, non è male la situazione. Venezia è tornata a essere... che cos'è? La città del Cairo. Tecnologi costa 5%. E aumenta la pietà. Ok, perdo un po' dei soldi da Cairo, però che te devo dire? Voglio il professionalismo, voglio. Il professionalismo mi serve per finire... Per finire la partita. Ok. Sta tech la pagherò 3,42. Se riesco a rimediare un'altra volta i punti di questo qua, un altro scontone ce lo becchiamo. Qua, vabbè, non abbiamo full state da fa. Oh, ma dove stanno questi missionari? Ok. Stanno tutti e due qua. Mi sa che uno probabilmente starà in un posto dove non c'è l'editto. Sì, infatti. Ah no, sta qua, Isna Kaifa, e non c'è l'editto. Ok, vai, mettiamo l'editto quando serve, così te fai tutto. Ok. Ok, qui è Enforced Religious Unit, non serve più. C'è qualche trade center? No, ovviamente. Ok, fammi dare una sistemata all'editti. Oh, dove stanno questi editti? Ok, qui non serviva più questo. Qui ci posso mettere tranquillamente il trade perché c'è un centro commerciale. Anzi, Jeddah, se riesco a portarlo a 10, ci posso pure fare centro commerciale a livello 2. Qui in Medina stava tutto a zero, non c'era bisogno dell'editto dell'autonomia. Ok, qui in realtà sono tutti nuovi, quindi probabilmente ci devo lasciare l'editto d'autonomia per un altro po'. Qui a Diverigi. Qui a Diverigi non c'è assolutamente nulla, però sta in un mio nodo importante, quindi ce lo posso pure mettere local trade. Ma pure questo è importante alla fine. Tanto per 2 soldi. Ok, poi appena posso devo rimediare uno qua a mettere a Basra perché qui veramente sono picciato con i mercanti. Ma ce l'ho qualche trade company? Egyptian Balkans. Se non convertono. Bidlis. Potrei già fare la trade company, ragazzi, però vorrei pure della religione giusta. Tlemcen se vuole alleà. Tlemcen se va a Salizza pure. No. Senti, ma è così difficile portare questo a 190? C'è sto tipo da un anno e mezzo. Mushasha? No, niente, niente. Guarda, togli un attimo. Khorasan. Aspetta, prima che viene attaccato, fammici alleà. Che quello è un'occasione ghiotta che mi prendo tutti i timori di con queste casus belli. Ok, 168. Mo se mi mandano in matrimonio sarebbe ancora meglio. Eccolo, Khorasan, invece sposo. 193, si vassalizza bestia. Ci siamo. Dai, beh, mazza, con Khorasan si è volato, eh. Ecco, da Wazir che è impossibile. Ok, da Wazir invece. Magari c'è l'amicizia. Ma che hai fatto? Qui prendo 2 di professionalismo e 6.000 di manpower che manco mi serve. Qui non ti faccio l'export del grano perché costa 50 punti amministrativi, però ti faccio un influenzino a 60 euro e poi ti mando pure un giftino. Perché ormai penso che ci siamo, no? È solo per sbrigarmi allora. Send gift, 21 febbraio, che è 25 preciso, ci prendi il coso. Liberiamo questo, tanto ormai a 190 ci stiamo. Ok, rimpiazziamo questo su Ramazan. E da Wasir Tiamete 22 marzo. Oh mio Dio, abbiamo fatto, ragazzi. Ci siamo arrivati a da Wasir. Mo sta tech non si fa mai più perché sto a meno 1. Vabbè, dai. Qui intanto un mercante che era quello che volevo. Il mercante lo mettiamo o in pe no, mettiamo a Basra. Transfer Basra, così viene qui da Aleppo.
Invece era andato tutto in Persia, guarda ragazzi, tutto il trade che c'avevo invece andando, dico io, andava tutto di qua. E state, ok, qua c'era già tutto mercante. Qua proprio livello 1, ragazzi, livello 1. Che mi voglio tenere i soldi per fare qualche meraviglia, detto che c'era una cifra. Oh, mo dal trade quanto sto a fa? 52, raga. 52. Oh, mo sarebbe pure da piazzare un altro mercante a Ragusa, ma in realtà le cose principali le ho fatte in Crimea. In Crimea pure sarebbe da trovare. C'è, aspetto, aspetto ragazzi, non me ne frega nulla. Nel 23, tra 4 anni finisce il canale Suez. Ovviamente verrà allungato a stecca in base a sti eventi marci, ma chi se ne frega. Sti 40 punti diplomatici sono tosti, eh. Si alzasse il livello di sto ragazzo. Oh, 90 giorni prima. Sei matto? Ok, chi lo vuole? O vuole farsi? E io damo a farsi. Ok, qui abbiamo finito. C'era un centro commerciale? Sì, quindi local trade, ragazzi. Non posso darlo pure allo Yemen. Quindi, Isna Gaipa, mo finisco. E l'altro dove sta Bitlis? Sì, e quindi qua siamo impegnati. Punti amministrativi, punti divlo. Faccio amicizia con i mamelucchi? Sì. Ok, ma che c'ho i soldi, aumentiamo il livello di questo, così con i punti diplomatici sto paro. Ho quasi finito da niente lo Yemen. Quindi ci siamo quasi. Mamlucan Dofar, oh, rifai la casetta, ok, rifai la casetta. Oh, ricordiamoci che se aumenta un altro po' il legalismo, mi si abbassa ancora il technology cost e magari questa la faccio lo stesso, vedi, 3,39, 3,39, piano piano scende. No, voglio tenermi i soldi per fare meraviglie, raga. Ok. Tregua con Mushasha è finita, potrei attaccarla e mi porto in guerra Timuridi e Gazikumuk. No, non mi serve. Gazikumuk è il perfetto stato di frontiera. Infatti, quello potremmo prendere come vassallo e farlo come marca. No, no, sì. No, sì. Se ci avevo messo i soldi, pensa quanto stavo a rosicare. Invece, qua non ci ho messi, è gratis. Quindi, lo puoi finire quando te pare. Vai, proprio lo considero gratuito il canale di Suez. Stanno più veloce da Wasir che lo Yemen. Ramazan 100 d'amicizia. Erzurum. Ok, io penso che dopo che finisco questa posso pure fare qua la missione del 10% per tutti quanti, eh. Basta che tolgo un attimo i divert trade a tutti quanti. Quindi Erzurum ho finito. Marianne. Marianne. Ok, che è felice, ma non troppo. Ok. No, da me è prestigio. Qui sono riuscito a fermare i ribelli prima che ribellavano. Ok. Ragazzi, 38 punti. Piano piano scendono. La pietà aumenta di 0,2 al mese, però. Lealtà dalla pietà. De questi? Legalismo, è vero, sì. 50 punti militari, niente. 6 punti diplomatici, avevo fatto la tech. Eccolo, eccolo. Dawasir, Dawasir. Ok. Eccone un altro. Oyemen c'ha reputazione, c'è amicizia negativa, raga. Vabbè, comunque. Marian, Ramazan, Khorasan e Fars. Rimandiamo i diplomatici qui. Ci maxiamo. Comunque ho fatto bene a non liberarsi i vassalli, perché guardate quanti impicci che sto a fare in mezzo. Malwa. Malwa, ma che ci faccio con Malwa? Oh, un altro concentrate tattico proprio per litigare. Finale? No, niente. Niente. Ci becchiamo pure una meraviglia comunque lì, eh. Già potenziata. A livello 1, però potenziata, insomma. Local trade power, costo del mercantilismo. Ok, poi c'è un mercante. Quello. City of Sana'a. Mission. Ah, ma io non l'ho finita. Nessuna missione si chiama City of Sana'a, quindi.
Niente. C'è una missione City of Sanaa per i Mamelucchi? No, in realtà quello non becco proprio niente, in realtà. Trading Basra. No, quello non lo becco purtroppo. Allora. In Macedonia, 20 di production efficiency per sempre. Perché arrivano gli spagnoli. Va bene. È un mercato a Macedonia. Livello 1, perché non è un center of trade, va bene. Ma appena si può. Appena lo mettiamo in un center of trade. Il mercante sta qui, cioè il mercante, il diplomatico sta lì. Sì, tutti ho detto, ragazzi. Eccolo, ecco, 337. Si fa la tech diplomatica, si fa la corruzione, si abbassa la corruzione. Ok, posso fare una meraviglia. Abbiamo Petra per uno di Diplo Rep. Proprio lì lo serve per la Diplo Relation. Mausoleo della Liga Arnasso, niente. Forte di Malta, sbrigati, 5% di costo, di sconto contro le altre religioni, sbrigati right now, ok. Allora, Forte di Malta, in realtà se ci metti un forte, non si sbarca più, però ma perché lo dovrei fare, che ci penso? A Viding devo mettere un forte Lercio, ok che è Lercio, però almeno blocco tutto, e poi mi serve Tolku, così non si passa, e lo faccio anche a Tolku. Bene, abbiamo fatto tutto. Quindi Wall Maria qui è fatto. È morto l'inquisitore Abdullah Bableb. E quindi ora non si converte più una strega. Mettiamo. Mazza, adesso livello 3 costa 1. Ma che è? Ma che è? Togli questo. Cioè, costate meno di quello livello 2. Ma che è sto rottume? Vabbè, mo vediamo che se riesco a trovare un missionè. Niente. E vabbè, mi tengo questo allora. Quelli Prestige. E mo ci metteranno un anno e mezzo per convertire qualunque cosa. Bitlis. Ok, l'hai finito sto state? Sì. E che dobbiamo fare qui? Aleppo. Quindi, vai. Questo. Famo un po' così famo. Trade Center livello 2. Altri trade center da potenziare ci stanno? Questi devo proprio cominciare, se può dire. Qui ce ne ho tre. Nello Yemen. Questo. Peccato. Ci dovrei fare qualcosa? Vabbè, dai. Faccio uguale. Ortodosso. Non è mai stato convertito. Sinop. Ok. Abbiamo tre centri commerciali, anzi quattro, mi sa, da potenziare. Vabbè, più sti due che devono proprio essere sviluppati. Yas se vuole alleà, ma non mi interessa. Raga, siamo praticamente arrivati al momento della tregua, altri 5 anni. 90 giorni prima per il canale di Suez. Pirati portoghesi. Intanto sto boss non cambia mai. Non posso finire la missione. Alleanza da Adal che continua a non potersi vassallizzare. Oddio. Forse sì. Ci proviamo? Ci proviamo? Perché se ci metto tutta la trust, il matrimonio e tutti questi giochetti, forse ce la faccio. Quindi, primo centro l'abbiamo fatto. Va bene, dai, un attimo, Boni. Tracia, no, niente. Qui tutto da convertire, proprio bullamente. Tanto non c'ho governi incapaci di per fare tutte cose, eh. Allora, è morto il boss. Allora, che facciamo? Turco. Egiasi. Greco. Oppure Circasso. Faccio Egiasi che è più giovane. Mamma mia, numero uno questo. Numero uno. E anzi, non è che è solo il numero uno. Me fa tolleranza contro gli eretici, ok. Memo di National Arrest 10 di legalismo, ok. A missione che mi dà un punto militare diventa 100 punti militari a Mentazzacoccia, che lui già c'ha 6. Le porte di Costantinopoli. Allora, poi
Posso fare Integrated Ottoman Official e posso usare i Pascià. Ok. Costantinopoli diventa nuova capitale, 15 di power projection permanente. Non lo posso vedere che fa quello, eh. Fa manna a cercare. Allora, abbassa l'autonomia e ti dà più uno di tolleranza degli infedeli. Molto bene, posso piazzare i Pascià. Andiamo a rivedere che fanno i Pascià. Sono delle local organization che danno meno governing cost, più autonomia minima purtroppo, 33% di sconto al mantenimento dello state, autonomia minima e 10 local tolerance degli infedeli. Quindi con questa cosa potrei risparmiare un botto di governing capacity. Però minimum local autonomy, ragazzi, è una merda. 20% è una cifra. Non so se però poi prenderò altre cose. Altri ordini, vediamo se lo trovo, eh. Allora, ci sono i cash shifts. Ok, i cash shifts piano piano li prendiamo. Va bene. Quindi in realtà non ce n'è bisogno di fare i pascià. Non c'è bisogno di fare i pascià. Non c'è manco bisogno di spostare la capitale a Costantinopoli, sinceramente. Quindi siamo vittoriosi. 15 di power projection permanente. E quindi mo c'è praticamente fisso sto 15, cioè sti 50 di power projection sono fissi. Matrimonio Guadal, ho annesso lo Yemen, ma quando ho fatto sta annessione dello Yemen? Ok, tiè, sti 10 forse diventano un nuovo esercito, mo qua io non ci capisco più niente. Sti 6, che so, una nave pesante, oddio, mo che sta per canale Suez, magari riuniamo le flotte, che dici? Sti 3 dove stanno? Ok. 3000 ducati, 50 punti amministrativi e litigo con un po' di gente. Beh, 3000 ducati non gli posso dire di no. Anzi, 24 già ho beccati. Ok. Il Gran Sultano è uno stronzo e mi aumenta la corruzione. Ma fortunatamente stando avanti con le tech non è un problema. Quindi qui ho ben 19 navi mercantili che proteggeranno il Golfo di Aden. E salgono pure a 20. Ramazan se vuole sposare. C'ho 3000. Questo vuol dire che so 3 progetti. Oppure già Forte de Marta a livello 2. Allora guarda, c'è Atene che è forte. Petra. Cominciamolo Petra. Forte de Divrigi fa schifo. Mausoleo di Alicarnasso. Dai, se siamo cominciati 3 monumenti. Ok, qui abbiamo vinto. Ragazzi, questo evento che tagliate 3000 così cash è importante, eh. 4 gennaio, quindi sei ripreso. Ok, ci mettiamo il generale, così vince. Uno tolleranza di truffetta, abbassamento della corruzione e legalismo. Oddio, ma io ce l'ho fatta proprio sul cardiopalma qui, eh. Cioè, levate. Che è? Un'altra missione. Questa stavolta è buona. Presenza a Aden. Perché ho 51% di trade power. E Aden è Mamluk. Aden che cos'è? Ah, è questa qua. È dei Mamluk o di un tributario. Posso... Ah, il privilegio dei mercanti. Private Trade Fleet raddoppia la ship trade power e non costa influenza. Quindi, Private Trade Fleet, dove sta? Oh, ma che cazzo è questo? Un colono in più e 5 delle 7 chance, curi? Ok, monopolio sul caffè? Vabbè, no? Dove sta Private...
Pirate Trade Fleet non costa, quindi mi dà 20 di trade power sulle navi leggere e costano 20% di meno, ragazzi. Ma sono una cosa rottissima i mamelucchi, eh. Sono una cosa bruttissima i mamelucchi. Stiamo a giocare certe nazioni rotte in questi ultimi periodi assurdi, calcola. Quindi con sto secondo colonist, dove sta? Devi passare il mese prossimo? 102 gradi. Devi passare un mese. E devo rimettere per un mese soltanto quello schifoso dei Colonia Range. Che è? Mi sono preso due isole da 11 di... da 11 di sviluppo, eh? Possibilmente bloccando i nostri amici. Explore Western Indian Ocean Coast. Sbrigate. Quindi ritogli quello schifoso. Che rimetti questo livello 4. Raga, qua stiamo a sognare con i mamelucchi, eh. C'ho 800 punti militari. Comunque, ragazzi, la cosa che mi darà, ecco, i cash if dell'Egitto sono quelli che mi daranno la prossima missione. Quindi io, se spengo un attimo il direct trade a tutti, lo faccio subito. 10 di power projection permanente e posso fare così. Altrimenti divento l'Egitto. Ma famo il continuo del califfato, ragazzi. Mamluk 10 di power projection permanente, quindi 25. Essendo una potenza mondiale di primo livello, cioè 50 fisso, ok? Quindi non devo più pensare a power projection tutta la partita. Allora, cosa fanno sti ragazzi? Per 50 punti militari, guarda un po', li devo buttare punti militari. Uno di manpower in ogni provincia dello state, local development cost e province governing cost. Incredibile, incredibile, incredibile. Io lo faccio a 13, calcola. Cioè, è tutto buono, calcola. Abbassa il costo, costa di meno svilupparci sopra. Cioè, incredibile, incredibile questa cosa. Cioè, lo spammo dappertutto, sì. E prendo pure un punto di manpower in tutto lo state al costo di 50 punti militari. Cioè, quindi ho preso una stecca di sviluppo assurda, ma magari lo pago pure di me. No, in realtà no, perché ho preso un sacco di sviluppo. Però, cioè, ragazzi, tutte queste province le pago il 10% in meno di province governing cost, ok? Dove staranno scritti? Ecco qua, vedi, costa 4,5. Prima costava 4, però ci hai fatto un punto di sviluppo sopra, quindi mo cominciamo a fare qualche carta house, è arrivato il momento che ci fa sognare, ragazzi. E va bene, io con questo vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi, mamelucchi ultra rotti, eh. Prossima puntata, Karagon Yonlu e Ajam Reconquest per Khorasan e per Fars. Pure di muri di Reconquest per Khorasan. E vediamo che se può fare con l'Afghanistan. Ma mi sa che l'Afghanistan è troppo grosso. Ok, quindi siccome devo conquistare la Persia, fammo vedere un po'. Qua c'è ogni soldi oppure fai i Wakf. Tutte le province levantine sono nostre. Ok, pure questo non è difficile. Vabbè, quella easy. Fai un'altra cosa, era d'oro. Ok, sfonda il Marocco. 25 in Persia. Vabbè, questo è easy. Sfonda tutto, prendi Baghdad, prendi Tabriz, ok, unifica Islam, ma devo davvero unifica l'Islam? Sì, devo fare unifica Islam, vabbè dai, facciamolo, e come se non bastasse, triple manpower se stai a fare una guerra religiosa. Ancora non ho preso quello dalla Tunisia, purtroppo, vabbè, Nord Africa l'ho proprio ignorato, vabbè, dai, ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi, e a presto!